Partiamo subito con le cose di oggi. Sta arrivando la bufera. Porca puzzola, neanche un panietto con salame e maionese mi posso fare oggi, perché c'è un appuntamento alle 2, sono dovuto andare a prendere i ciuschi dal veterinario, portarlo a casa. Allora, veniamo a noi. Puntata precedente avevo detto ho vinto, è arrivata la green card, adesso posso collezionare soldi anche al di fuori di Mary Fisher. Quindi ieri mi è venuta la brillante idea di creare il mio blog. Allora, non è finito, se volete andarlo a vedere, ciuschi.com. Avevo sto dominio ciuschi.com che mi piaceva usarlo per anche le foto, no? Però siccome ormai Google ha catalogato mirkb.com, allora ho lasciato, vabbè, lascio quello lì e quello là, insomma. Ciuschi.com sarà solo un blog italiano, invece mirk.com sarà per le foto, così. Perché mirk.com è expression engine, poi c'è la funzione che potete scaricare le foto se vi loggate. Si potrebbe farlo anche con WordPress, però senza avere un plugin non lo so fare. È perché WordPress è tutto un plugin, no? Comunque l'ho installato, un tema che avevo comprato per il lavoro, l'ho modificato un po', è sempliciotto adesso, anche il logo sopra non ci ho fatto niente, no? Però mi sono detto, è un po' una stronzata come blog per il momento, perché praticamente ci ho messo un sacco di video, ho messo un po' di video, quelli che piacevano a me, sono le categorie. Però niente di che, uno non è che va sul blog, se li guarda direttamente da YouTube, quindi bisogna trovare qualcosa da mettere che uno sia spinto ad andare sul blog e cliccare tutti i banner. Allora, non so, ci penso, vabbè, ricette, oltre al solito video che uno si può guardare su YouTube, lì ciuschi potrà inserire il passo passo scritto. Quindi lì è da fare. Poi ho scritto un po', vabbè, li ho trasferiti dall'altro blog, quello delle foto che l'avevo messo, cose sulla carta verde, come si fa a ottenere i visti, domande di uso comune. Poi non lo so, magari posso inserire qualche recensione di filmetti nuovi, tipo ieri sera ho visto sto nuovo TV show che fanno su Discovery Channel, non so se in Italia è arrivato, probabilmente arriverà a breve, che di Max praticamente hanno proprio un contratto con Discovery Channel di rifarli tutti doppiati. Quindi comunque si chiama Airplane Repo, vuol dire repossession, no? Praticamente show tratta la storia di gente che compra aerei, anche aerei lussuosi da milioni di dollari, però poi non riesce a stare dietro ai pagamenti, allora loro arrivano e si riprendono un aereo. Però cioè, è una cosa veramente che ha dell'incredibile. Non è che vanno tipo nell'hangar e abbiamo i documenti, ecco l'aereo, ma vanno proprio e lo rubano. Cioè vanno di notte all'hangar, cercano di eludere la security. Nell'episodio che ho visto, cioè praticamente vendevano un hangar, allora dei complici vanno a sviare la security, voglio comprare sto hangar, così. E poi c'è quest'altro che di notte va, scassina la porta, poi prende uno di quei cosi, quelli per tirare gli aerei, lo prende, tira fuori l'aereo e decolla. Cioè, al limite uno della security vede questi che fanno cose, ma lì li spara. Ma capisco che vedo. Cioè, non riesco proprio a capire se sta roba è legale o no. A un certo momento uno potrebbe dire un fake, però ho guardato, apparentemente non è un fake. Per
però è proprio una roba estrema, perché c'era questo qua che doveva ripossesse un aeroplano, no? Da non so quanti, un milione di dollari. Arriva, va per prenderlo, c'è tutto così di nascosto, anzi scassina anche la porta, c'è tutto il set proprio da lato, no? Arriva lì, mancava la radio, mancava l'Avionics, che è un sistema via radio che serve per far vedere alla base, alla torre di controllo dove sta l'aereo. Cioè mancava tutto, no? Cose importantissime anche di sicurezza, no? Allora, lui niente. Vabbè, prima mandava quello lì, l'omino che aveva preso queste robe, l'ha detto, questo qua non mi ha pagato, io ho preso la radio. E non glielo vuole dare. Allora decide di aprire hangar, poi dice, non c'ho carburante, adesso vado a prendere il carburante. Cioè, rubava proprio il carburante, andava alla cisterna dell'aeroporto, poi le vedi che era illucchettata. Allora, vabbè, lo stesso, adesso devo solo fare un traccio breve, no? Allora, praticamente parte senza carburante, ne aveva poco, senza radio, senza questi sistemi di sicurezza dell'aereo e anche senza il navigatore. Cioè si attacca sulla cabina di pilotaggio un GPS per la macchina. Ok, andiamo senza radio. Allora parte, sta per partire, gli spengono le luci della pista, no? Perché della sicurezza se ne racconta. E lui cosa fa? Parte lo stesso. Poi quando è vicino all'altro aeroporto dove doveva arrivare, non avevano attivato le luci della pista, perché parte di notte tra l'altro, no? Allora lui che fa? Scendi di quota, telefono col cellulare alla base di controllo, accendete le luci, accendete la luce. Allora dopo a terra, però si incassa i suoi soldi dalla banca, perché praticamente sono ingaggiati dalla banca che si vuole riappropriare del bene. Però a me, a parte il rischio suo che poteva essere sparato, arrestato, no, perché poi fa vedere così, però sparato perché uno della sicurezza americana non è che si fa tanti problemi, vede uno di notte, cerca di rubare una roba, gli spara subito, no? Allora, ma anche a livello di sicurezza, aerei, cose, cioè questo qua, così, senza luci, senza niente, radio, ma fa vedere anche quanto è facile rubare un aereo. Allora poi c'era la storia di un altro che così qua vanno, era un jet bellissimo da 3 milioni di dollari, loro si pigliavano poi una percentuale sopra questi ripossessamenti di 10%, che diceva quello 300.000 dollari facciamo. Vanno perché poi l'aereo deve riportare l'aereo, ma anche una specie di libro con, non ho capito, un libretto che serviva, ore di volo, e senza quel libro il valore dell'aereo si abbassa di brutto, no? Allora vanno lì, cercano il libro, lo prendono, lo mettono in macchina, poi arriva il proprietario, dice aiuto, il mio aereo. Allora poi il proprietario va via, vede che il libretto era in macchina, allora ruba il libretto e se ne scappa. Allora loro, aiuto! Allora loro vanno per rintracciare il proprietario, il proprietario è ritornato all'aeroporto, ha preso l'aereo e volato via. Poi dopo fanno vedere che dopo 2 settimane erano tutti lì pronti per riceverlo, perché stava atterrando in aeroporto, ma c'aveva corso dalla polizia, il carro funebre, il carro dei pompieri. Allora, io me lo buscavo. Ci scusiamo per la interruzione causa maltempo.
sabato sono andato a cavalcare e c'era il tempo così, che cavalcavamo, pioveva di brutto, ma poi ho fatto il video dopo un mese. Siamo ai 45 miglia all'ora, il vento di 18 nodi. Allora, l'aereo sta per atterrare, ci sono tutti quelli giù con le luci sparate, atterra e poi riparte e li frega di nuovo. Comunque questo aeroplane, cioè, non è che sia eccezionale, perché a me non è che piace molto il genere, però simpatico. Adesso devo mangiare. A me i Discovery Channel piacciono quelli Survival e quelli che cercano l'oro e basta. Comunque allora il blog ti guarderò. A me blog non mi piace scrivere, a me piace fare il video, ma per adesso con i soldi di Google che devo ricevere comprarmi la idropulitrice, che l'avevo già guardata l'altra volta, ma poi ho detto non sto risparmio, allora no, adesso mi deve arrivare dei soldini, fai. So che sono andato a vedere ieri a Lowe's, non c'era più l'offertona da 2,50, c'era minimo per $100, allora ieri non l'ho preso. La prossima settimana è la Madonna, non riesco a vedere nulla. Questi giorni, negli ultimi, solo scorsa settimana non avevo un cavolo da fare, adesso c'è un sacco di cose da fare, quindi posso stare tanto su Facebook, solo il minimo indispensabile, quella oretta. Ma questo si è fermato proprio in mezzo lì, ma dai. Proprio una scimmia. Poi, niente, non ho neanche mangiato, sì, ho delle cose da mangiare al lavoro, un robone di anguria, dietona, Ah, sì, sabato, no, venerdì sera, così per festeggiare la carta, sono andato a mangiare in un ristorantino, non il classico China, ho detto, andiamo a Red Lobster, no? Però non è che mi è piaciuto più di tanto, Poi siccome per festeggiare ho preso un piatto che costava $25, ma era tutto l'impiattamento, era proprio messo male, insomma c'era le patatine qui, i granchioni lì, la ragostina là, non era tutto all'unisono, erano tutti separati, poi non era niente di che, insomma. Io pensavo la ragosta ti portava tutto, invece c'era solo la codina. Secondo me non era eccezionale. Invece Giusti ha preso un piattone che era più bello a vedersi perché era più combinato,
era tipo linguini, erano linguini con le cozze, con i gamberetti, però ha detto che le cose sopra buone, però poi i linguini non erano neanche tipo salati, niente di che. Alla fine ho preso anche il dolce, cioè addirittura finito il mio piatto, che di solito i piatti americani dei ristoranti sono sempre enormi che non riesci a finirli, in più questo era, ti dava anche l'insalata all'inizio, avevo ancora fame, ho mangiato un altro paninetto, ci avevo portato dei paninetti, alla fine ho preso anche il dolce, insomma ho speso $70, però non era niente di che, mi ha un po' deluso Red Lobster. Però poi il cameriere si è dimenticato di addebitare i dolci e quindi questo è fatto. Oh. Questo è quanto. Adesso... Ciao, sto sitaccio da... c'è anche il logo, il logo qualcosa a che fare con i dentisti, ma non è proprio un dentista, è più un sito che cerca persone, dentisti, un sito che cerca lavoro, insomma. Allora bisogna fare un logo, però sarà inerente a qualcosa con il dentista, si chiama Dental Temp, sarà il classico sorriso, il classico dente. Guarderò. I pullman americani hanno questa particolarità che quando si fermano alla fermata ci stanno le ore, infatti ho subito capito e ho cambiato corsia, perché vabbè l'autista fa anche da bigliettaio, ok, però ci mettono sempre le ore, io non capisco come mai. Allora c'è anche il treno è sempre il treno, poi ci sono anche alcuni automezzi, vabbè, l'autobus, quello della scuola, ma anche altri, che porca puzzola, quando arrivano a quei cavoli di incroci con la ferrovia, si fermano, stanno 20 secondi fermi. No, ovviamente lo scuolabus, perché si va, i bambini saltano, si fanno male, no? Però ci sono anche altri automezzi, che c'è proprio la scritta dietro, noi ci fermiamo a tutti gli incroci con la ferrovia. Non è che si mette, va piano, poi va, no, si ferma, stai lì, 10 secondi. E questo è quanto. Comunque, Aeroplane Repo, se volete, c'è anche un film che ho guardato poco tempo fa, si chiama Repo. Praticamente siamo nel futuro, e nel futuro la gente può comprarsi facilmente gli organi, tipo se ti manca, se ti vuoi un fegato nuovo, un cuore nuovo, lo te lo compri, no problem. Però se non riesci a pagare il debito con la banca, ci sono questi qua che vanno, ti uccidono e se li riprendono. Allora si vede proprio questo che va lì e poi ti apre la pancia, prende il coso, te lo esce dalla pancia. Un po' una cagata di film, Poi ho visto l'altra sera un altro film, un po' una cagata, un po' bello alla fine perché poi l'ho capito, però inizialmente a metà film l'ho stoppato, adesso basta, andiamo a dormire. Poi la mattina dopo l'ho finito di guardare, si chiama Ocean Atlas, è un film che dura tre ore, c'è Tom Hanks, c'è Ellie Bell, quella neretta che fa un sacco di film. E praticamente ci sono anche altri attori tipo Hugh Grant. Praticamente sono 6 episodi nel film
ma non se episodi staccati, sono tutti insieme, c'è 5 minuti, poi c'è stata la... Si parte dall'episodio del 1800, poi c'è 1900, 2000, 2100, 2300, e poi c'è un altro che non mi ricordo. Comunque, sono tutti così che non si capisce un cavolo, no? C'è ovviamente mille chiavi di lettura, infatti ho avuto 8 stelline su 10, a me mi sembrava un po' una stronzata, no? Ci sono vari episodi, come ho detto, uno è... c'è un nero nel 1800 che va su un galeone, poi c'è una giapponese che nel 1100 praticamente a Seul. Ci sono sti fast food dove le cameriere sono praticamente tutte clonate e sono tutte una giapponese sempre tutta clonata, però vengono sfruttate, ma proprio come così dei robot. Allora c'è questa qui che poi si riesce a scappare e deve, insomma, poi alla fine non vi dico, ve lo stavo dicendo. Comunque inizialmente non ci ho capito niente, perché poi salta che c'è Tom Hanks nel strafuturo nel 2300, quando c'è già stata la guerra atomica e sono morti tutti, che sta nella foresta. Poi c'è Tom Hanks, perché poi ci sono vari episodi e ci sono gli stessi attori che fanno tutte le parti, quindi c'è Tom Hanks giovane, Tom Hanks vecchio, poi c'è uno che fa l'uomo, fa la donna, fa il trans, fa il gay, non lo so, una stronzata. Alla fine un po' bello, perché dopo c'è, vuoi vedere come va a finire tutte queste storie. C'era uno che doveva scrivere una specie di sinfonia, poi c'era l'altro vecchio che viene rinchiuso in una casa di cura. Ci guarderò. Ma che pisciata che mi scappa pure. E il treno è sempre il treno, ma io dico, almeno passassero dei treni belli con tutti i vagoni colorati, gli scritti, i murales. No, sono tutti vagoni senza niente sopra. Freddo. Comunque, ciuschi.com per il momento l'ho organizzato che ogni tasto sopra è una categoria, non schiacciando tipo cose di oggi non l'ho messo, perché voglio mettere più quelli un po' più bellini, non lo so, tipo con la musica bella. Allora, c'ho gite, c'ho unboxing, però mi sa che unboxing faccio solo uno, non faccio, cioè se devo mettere tutti gli unboxing di cibo ci sto, sono sempre sul blog. Devo trovare il modo che la gente vada sul blog, se no che ci sto a fare? Che sto a fare qui a far ballare la scimmia? Oh. Questo scazzo. Comunque sabato siamo andati in campeggio. All'inizio non era tanto brutto, poi verso l'una è iniziato a piovere più forte così. Noi nell'acqua. Mancavano ancora tipo 2 miglia alla fine, bagnatissimi. Bellino, sì, però era meglio se c'era il sole, perché poi ci dovevamo fermare un sacco di sorgenti, alla fine non siamo fermati a niente. C'era anche Bri, il cane Bri, il cagnolino, niente di che. C'aveva 2 vestitini, uno con il giubbotto di salvataggio con la maniglietta dietro, e poi c'aveva anche il giacchetto antipioggia. Dopo gli ha messo il giacchetto antipioggia a Bri. Ma dai, allora!
quanto riguarda i film italiani, ho visto Il Paramedico con Guido Benedetti e Enrico Montesano. Non era male, ve lo consiglio. Olè, appuntamento è già arrivato. A me mi scappa una pisciata a livelli esponenziali. Dolore di tipo parto, eh. Allora, per veramente tutto, ciao a tutti.